Ragazzi, prima che inizi il video ci tenevo a chiedervi anche a voi qui su YouTube trattorie nascoste a Roma e dintorni, perché questa volta non sarò da solo, ci sarà un ospite speciale e non voglio spoilerarvelo, perciò dagli sotto con trattorie belle ignoranti, mi raccomando, mi fido di voi, vi lascio al video. Partito, ok. Ragazzi, ci troviamo in via del Porcellana. Innanzitutto benvenuti in questo video. Sono euforico, ma soprattutto devastato perché c'è tipo 30 gradi, stiamo portando in giro le valigie per tornare a casa. Però prima di tornare a casa, trattoria semi nascosta, perché alla fine è super turistica, è conosciuta e è andata anche virale su TikTok, sui social. Trattoria Sostanza, dal 1800... Dov'è la data? Là, 69. 1869. C'è tantissima roba questa qui. Vi dico solo che per prenotare un tavolo qui ho chiamato una settimana fa, perché prima non avevo posto. Sono super curioso, ho visto le foto su Google, mi ispirano tantissimo i piatti, fanno delle robette particolari che non ho ritrovato a giro. Per assaggiarli tutti non sarò da solo, ma con me ci sarà... Cioè, da quanto tempo? Vediamo se mi ricordo ancora come si fa. È da marzo in realtà. Allora chiederanno subito nei commenti, ma Edo dov'è? Edo non è più nostro amico. Esatto. Ragazzi, succede, ragazzi, non è che si può scegliere. Come Fedez e Luis, mi tanto. Sei carico? No. No? Sì, sei carico. Prendiamo i nostri coccini e andiamo. Oh, belle mattonelline. Buongiorno. Buongiorno. Una domanda, voi da quant'è che siete aperti qui? 1869 la trattoria, qui come vedi qui dentro dal 1933. Ma è conduzione familiare? Sì, io sono alla seconda generazione, vado dal 56 fino al 2005, il mio socio tre generazioni. Tre generazioni. Nonno, babbo e adesso lui. Cioè Sostanza è il proprietario? Sostanza no, era il Troia, era il vecchio proprietario, Guido Campolmi detto il Troia, ma lui è morto nel 44. Ah, poi la famiglia Campolmi l'ha tenuto fino al 77, l'attività. Poi nel 77 l'ha ceduta agli ex dipendenti. Noi adesso siamo i figli o nipoti di quei dipendenti. No, questo posto è incredibile, una storia che si tramanda da famiglie, generazioni e generazioni, dal 1869. È piccolissimo il ristorante, è essenzialmente una stanza allungata. Siamo tavoli conviviali con altra gente, siamo tutti turisti. Sono altri 6, 12, 22, una trentina al massimo. Saremo 30 persone qui dentro. Adesso ho capito perché ho dovuto prenotare una settimana prima. Perciò adesso menù alla mano, anche se so esattamente già cosa prendere, perché me lo sono spulciato da mesi e mesi su Google, perché da un bel po' che ci volevo venire. Apprezzo un sacco il fatto che, nonostante sia un ristorante super turistico, il menù sia in italiano e non c'è la traduzione in inglese. Molto bene. I prezzi sono abbastanza contenuti per quanto riguarda gli antipasti e i primi, invece si alzano un po' sui secondi. Però c'è da capire il livello dei secondi, perché mi sembra che siano veramente tanta tanta roba. Comunque è affascinante guardare tutte le pareti di questo locale, tappezzare di foto, di articoli di giornale vecchissimi, tutti ingialliti, in bianco e nero. I ristoranti così sono proprio musei. Sono pazzeschi. E tanto leggevo una lettera scritta a macchina che diceva che questo qui è la trattoria più vecchia di Firenze. Arrivato il pane ed è molto molto carino, è anche caldo. Non lo posso provare perché prima mi devo lavare le mani, perciò check del bagno. Che per andare in bagno devi passare dalla cucina. Assurdo. Sono già a posto con il bagno io. Non c'è neanche bisogno di iniziare a mangiare. Arrivati gli antipasti. Buon appetito a tutti. Buon appetito a tutti. Il sapore fegatino proprio effettivo, quello da parecchio saporito. Il pane l'avrei preferito leggermente crociato, però va bene così. Quegli antipasti agili, però iniziamo con la roba seria adesso, eh. Un piccolo riscaldamento per aprire gli stomaci. Io non ce la faccio, voglio provare questo painozzo. Adesso che è ancora tiepido.
Questo è un pane professionale da scarpetta. Tutti il profumino di burro che arriva. Dopo vi facciamo vedere da dove arriva questo profumo di burro che invade la sala. Avremo più burro che sangue nelle arterie. Sono arrivati i primi. Cioè, arroganza. Cosa iniziare? Abbiamo dei tortellini al sugo, quindi ragù. E poi una zuppa paesana, che è questo primo piatto a base di verdure, diciamo che deriva un po' da, penso, la tradizione povera, quella un po' contadina, con dentro vari tipologie di verdure, fagioli. No, fagioli sono di base che danno il liquido. Ah, ok. Poi c'è la verza bianca, il pane, o altre cose che non mi carote, ricordo. Carote, più chi ne ha più ne metta. E fatto sta che è luglio, praticamente ci sono 35 gradi fuori, direi il piatto perfetto per questa stagione. Cioè, se ci pensi, no, i berberi bevono il tè caldo, no? Sì, no, infatti, cioè, teoricamente dovete mangiare cose calde d'estate. Andare nella sauna, bere le cose calde, sotto al sole, nudi. Oh, piano, prima senso. Scassateli. Allora, vai. Andiamo nudi e crudi, così come la cucina ce li ha portati, quindi senza parmigiano. Che ormai sei un bolognese adottivo, che dici? Però questo è buono e lo rivoglio. Il tortellino che c'è dentro? Il ripieno è molto cremoso, è diverso da quello del tortellino di Bologna, perché è più granuloso di solito. È sempre, io penso, può sarà prosciutto. Smuciniamoli in modo da far amalgamare bene il sugo. Il ragù ha un bel profumo. Sento un sentore di cinghiale, non so. Potrebbe esserci un sentore di qualcosa di più selvaggio. Il tortellino dentro è molto cremoso. Ragù, tanta roba. Non vedo l'ora di finirli e farci scarpetta. Il tortellino non so se è fatto qui da loro a mano, ma è buono, cioè è un piatto proprio confortevole. Sciacquettati questa zuppa. Ha una bella faccia, cioè mi ispira. È saporita, è molto buona. Ora si sente tanto la verza. E poi la consistenza non è proprio liquidissima, cioè non è acquosa. Cioè, il fatto che siano fagioli frullati la rende un attimino più... creamy. Cremosina, sì, non è proprio acqua. E scende giù come le meduse, come dice il buon Edo. Allora, per fortuna questo giro non so da solo, perché mangiare tutta questa roba e non siamo neanche a metà sarebbe stato complesso. Dammi un tozzo di pane per aiutarmi. E qui bisogna proprio immaginarsi di essere una capanna in legno in mezzo alla campagna e aver finito una giornata di lavoro nei campi. Torni a casa con le mani sporche di terra. Molto interessante. È un sapore di altri tempi questo. Però, su consiglio del cameriere, guarda qua che ben di Dio. Il cavolo verza è una verdura un botto versatile, secondo me. Poi guardate bello il panino impregnato di zuppa. Prezioso. E qui arriva il momento bello del pranzo. Accidentalmente lascerò un po' di sugo nel piatto. Ops. La cosa che mi lascia triggerato in questo posto è che siamo gli unici italiani, veramente. Oltre ai camerieri. È pazzesca sta roba, perché effettivamente i piatti sono buoni, tradizionali. E mi sembra strano che i turisti, a parte che riescono a trovare un posto del genere, ma che... ma che gente tipo di Los Angeles viene qui e si mangia zuppa paesana. Ma comunque non è uno scherzo, siamo veramente gli unici avventori italiani. Una poltroncina. Terza elementare, scrivi un tema sulla felicità. Pane e sugo di carne. Delle lavastoviglie. Arrivati i piatti di pil secondo. È la parte che mette più in hype. Cioè, i due secondi. Io ho anche un po' paura. Perché? Perché quel pollo è tanto. Ah, l'hai spoilerato così proprio. Che profumo di burro. Ragazzi, questo qui è il petto di pollo in burro della trattoria Sostanza. Che è quel tegamino con il burro che ribolliva, sfrigolava. Questo costa un po', infatti questo secondo viene 21 euro. Io da palestrato mi aspetto che sia il petto di pollo più buono che abbia mai mangiato. Il che è semplice, perché me lo mangio senza scondizio, senza niente. Grazie. Grazie mille. Aspettatevi un po' di limone, se volete un mio consiglio. Ok. Perfetto. Ci sta meglio sui carciofi. Il carciofi è basso, ok. È arrivato anche il tortino di carciofi. Lo vado a... c'è una panatura lì, eh.
Io non me ne ero accorto. Ci sta tutto il tavolo per noi adesso. Ah, al taglio è veramente bene. Questo punto ha il petto più grosso del mio. Probabilmente è come se avessimo staccato un pettorale di Frank e avessimo messo in un padellino con il burro. Questo è un pettorale di Christian Bumstead. O l'ho petuto. Come burro. Questo è esattamente il petto di pollo che ti cucinerebbe tua nonna. È il petto di pollo della nonna, bravo. Fibrato, slabbrato, sparso. Sfondato di condimento. Cioè qui ci sarà mezzo panetto di burro sopra. Vabbè, poi al di là della consistenza della carne in sé, che è tenerissima, super succosa. Poi quella nota di limone che dà quel tocco a sprognolo, è spettacolare. Perché forse senza limone magari il rischio è che essere sopraffatti dal burro. Ma con il limone smorza e è buonissimo. C'è poco da parlare, stiamo godendo. Cioè un petto di pollo non lo taglio così con la forchetta, eh. Non è. Guarda qui, come si sfilaccia tutto. Adesso lui me lo sogno letteralmente da una settimana, questo tortino ai carciofi. Bello. Carciofo, frittata, tutto bello denso, un bel tortino, Questo qui è pagato 17 euro, quindi abbastanza. Non so perché sui secondi, nonostante siano così semplici, alla fine costano così tanto. È da wawawivova. Sente il carciofo, bello sfilacciato dalla cottura, poi si va a mischiare con la cremosità della frittata, che sotto non è cotta del tutto, quindi è rimasta liquidina, cremosa. Poi il cornicione, diciamo tra virgolette, bello denso invece. C'è questo piccolo problema, i carciofi li mangio, Vediamo cosa vi raccontano. Bel triangolone. No, cazzo, è buono. Villaggio di Minecraft. L'uovo e il carciofo stanno benissimo insieme, sei d'accordo? Cioè, proprio una cosa fatta bene. Confortevole, un sacco a pelo. Appunto, nonostante i carciofi non mi piacciono, devo dire che è buono. Però ti ci vado a spremere un po' di limone. Vai, prova sul carciofino, vai. Ti imbocco anche. Per traverso o per dritto? Per diverso. È vero, il limone ha buttato. A me piace trovare questi ristoranti dove ci sono dei piatti che fanno solamente loro. Danno un tocco di unicità. Però adesso... dolcetto. E anche lì... lasciamo perdere. E poi per concludere una bella ciotolina di lamponi e panna liquida e la torta meringa. Cioè, guarda qua, con una montagna di lamponi sopra. Ma poi sono lamponi, cioè, sono grandi come la faccia di Giacomo. Belli grassi. Voglio anche io. Oh no, buonissimo. Madonna. E guarda questa torta meringa. È pazzesca, poi è leggerissima comunque. Molto bella. Smuciniamo bene. Questi secondo me sono proprio perfetti per adesso, per l'estate. Buon appetito. Uno schiaffo di freschezza sui denti, sulla bocca. Si sta... io giro un po'. Mi stai divertendo. Sì, quello sicuramente. Mezzantino. Bello dolce. Sto già ubriaco. Al pullman non ci si arriva. Ho questa sensazione. Caldo, alcol, carboidrati, dosi impressionanti. Allora, mi incuriosisce questa torta, la meringa, perché... cioè, in realtà mi incuriosiva tutto in questo ristorante. Cioccolato fondente, che si va a sposare con i lamponi. La meringa è bella, dolce, leggera. E poi dentro c'è la panna, è una sorta di... non capisco se è tipo gelato o panna. È semifreddo. Un botto... ah, semifreddo. Un botto fresco. Poi la meringa, alla fine ha il bume e il zucchero. Cioè, leggera. Non me l'aspettavo così buona. Io devo dire che la meringa non la mangio da anni e anni. Probabilmente una delle ultime volte in cui l'ho mangiata era... quando avevo, io penso 10 anni. E la prendevo sempre al forno vicino a casa di mia nonna. Quindi vediamo dove mi riporta questa torta. Se mi fa avere qualche reminiscenza. Qualche epifania. Qualche epifania, ma ci metto un lampone? Subito? Sì, o prima la mangio... No, la voglio mangiare prima senza. Sì, prima senza. Cazzo, è buona. È leggera. In bocca di fatto scompare, perché la meringa si disgrega completamente. Quindi, cioè, non aveva senso. Io pensavo fosse una cosa che non si mandava giù. Leggerissima, scende che è una meraviglia.
altro buono. Schiaffisci anche sto pane liquido sopra. No, basta. No. No, bro. Vado. Che fai? Te ne privi? Che sono porcata, però. Ce la farò tutta insieme. Vai a lubrificare le vie digestive. Si vuole esagerare? No, sei pazzo. Lo zucchero. È parte della ricetta. Sulla zucchero. Non ce la faccio più. Non ne accorgi nemmeno. Carosio puro. Morirai tranquillamente. Mangiare due. Non voglio giocare più al tuo giochino. No, non si può. Dillo alla mamma. Dillo all'avvocato. Solo due. Dai un'altra. No. Conto finale salato, non dolce come la torta alla meringa, 90 euro per un antipasto, due primi, due secondi, due... No, in realtà ci sta, si è mangiato, allora, sono 45 euro a testa, non è poco. Cioè, diciamo, siamo in centro pieno a Firenze proprio, ristorante super turistico, però piatti effettivamente buoni. Sì. Diciamo nella media rispetto ai ristoranti che ci sono a Firenze. Secondo me per il posto che è, per la storia che ha. Sì, no, sicuramente è bello. Secondo me perciò un posto dove devi passare a farti un pranzettino. Magari non con un antipasto, un primo, un secondo, un dolce come si è fatto noi. Ma anche solamente per provare magari il pollo al burro, il tortino ai carciofi. Ci sta se viene a Firenze. Io verrei qui per i secondi. Ok. Cioè se ci torno prendo direttamente i secondi. Polletto e meringa, top. E ciao ragazzuoli, io spero che questo video vi sia piaciuto. Spero di avervi fatto scoprire un ristorante nuovo, una trattoria seminascosta da provare qui a Firenze. E noi come al solito ci vediamo prossimamente in un nuovo bellissimo video. Arrivederci.